Ora che ci apprestiamo a festeggiare la seconda stella, stabilito che non vedremo la terza perché saremo morti, in questo soliloquio voglio ricordarmi della mia Inter preferita, quella del dodicesimo scudetto dell'80 di Bersellini. È decisamente la mia Inter preferita perché ero giovane, il futuro sembrava una porta aperta verso un splendido lontano e un sacco di gente morta a cui volevo bene era viva. Poi vabbè, ho parlato anche di calcio perché un cretino ha commentato sotto il video di Goldrake, dei Pink Floyd, e parla di calcio, ma ha rovinato tutto, io non posso neanche fare il coglione sponsorizzando i video sperimentali. Vabbè, un altro discorso. Comunque, l'Inter che ricordo con più nostalgia era quella di Bordon, Mazzini, Pasinato, Bini, Canuti, Altobelli, Marini, Baresi, Moraro, Riali, Beccalossi. Ricordo che rimanemmo primi in classifica dall'inizio alla fine del campionato. La prima giornata pareggiarono tutti tranne noi e mi ricordo che con il 90° minuto ero contento come una Pasqua di vedere l'Inter prima in classifica. Di lì a poco sarebbe uscito The Wall dei Pink Floyd. Una parola per ogni giocatore di quella formazione, tipo, c'era Ivano Bordon, il leader, il portiere leader, il suo secondo scudetto dopo quello conquistato quasi 10 anni prima, 70-71, e che rimase imbattuto per 8 giornate di fila, un piccolo record all'epoca. Poi Mazzini, campione d'Italia col Torino di Pulciclone nel 75-76, il carro armato Pasinato dai polmoni infiniti per le sue cavalcate sulla fascia destra, Bini, libero tirato su da Giacinto Facchetti, Canuti, lo ricordano in pochi, ma è cresciuto nelle giovanili dove oggi si investe poco e nulla con i risultati a livello di nazionale che stiamo vedendo. Poi ricordiamo il povero Giampiero Marini, generoso, gioviale, e Oriali che sarà fondamentale per la nazionale campione del mondo nel Mondiale dell'82. Quel genio di Evaristo Beccalossi che non fu convocato da Berzot per il Mondiale di Spagna perché l'andata contro la Juve derise in tutti i modi Gentile, la difesa juventina, con una serie interminabile di dribbling, tuttora si possono vedere ancora adesso su YouTube cercando Beccalossi 80-81, difesa andata Juve. Poi c'era Beppe Baresi, Giuseppe, che all'epoca io definivo il fratello intelligente del milanista Franco, che stava diventando il marziano della difesa dei cugini, e l'ala sinistra Carletto Muraro, un centrometrista prestato al calcio, con Spillo Altobelli ovviamente, 209 gol in 460 e rotti partite, un mito vivente. Un mio amico 3 anni fa mi regalò un libro gustosissimo, edito da PM, L'Inter alle ali, dove si vede chiaramente che in quella squadra era veramente un bel gruppo di amici rimasti tali e uniti e che di tanto in tanto
si ritrova al ristorante per parlare dei tempi andati, quando il calcio era un altro mondo, procuratori non ce n'erano, il rinnovo dei contratti era annuale, e ogni giocatore il contratto e il rinnovo se lo doveva guadagnare sul campo. I ruoli erano definiti, nonostante fosse già ben noto il calcio totale dell'Olanda di Cruyff. E quindi si poteva parlare di ala destra, ala sinistra, terzino destro, terzino sinistro, mediano. Altri tempi, altro calcio, altra vita, altri giorni che non torneranno più, ma proprio mai, 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 mai più. E quindi viva l'Inter del sergente di ferro Eugenio Berzellini.